Guarda, premesso che giocavamo contro una grandissima squadra come il Napoli, che ovviamente ha dimostrato in questi ultimi anni di essere una squadra fortissima, che ha grande qualità e ha dimostrato tutta la sua forza per tanti gol fatti, per il gioco che ha e che ha avuto. Io ritengo che oggi la squadra ha fatto un'ottima partita, una grande partita sul piano del tattico, dell'organizzazione, della densità che abbiamo creato in mezzo al campo per cercare anche di non far ragionare i nostri avversari, che ovviamente se metti nelle condizioni di verticalizzare, di giocare in velocità, gli crei sempre una situazione di vantaggio. Nello stesso tempo però non abbiamo mai rinunciato ad attaccare, ad andare a aggredire alti e andare a riproporci. Solo negli ultimi 10 minuti si è calato un po', ma questo è ovvio che poteva accadere perché avevamo speso tanto sul piano delle energie, ma si sa, in certe situazioni devi chiudere le partite. Abbiamo avuto delle occasioni, qualche chance per chiudere, andare sul 2-0 e lì la partita avrebbe ovviamente preso una piega completamente diversa. Se non ci riesci e non lo fai, come ci è capitato altre volte, magari tieni sempre una squadra molto forte e qualitativa sul filo e quindi poi ti puoi aspettare la giocata oppure il gol. Peccato, perché sono rammaricato, perché magari è arrivato Rogerio, aveva fatto veramente un'ottima gara sotto tutti gli aspetti, è stato sfortunato su questa deviazione e magari se l'avessi preso in altra maniera forse l'avrei accettato un po' più a buon cuore. Ma guardiamo avanti, abbiamo fatto una buona gara, un'ottima gara, quindi continuiamo a lavorare con la testa, la mentalità giusta, l'organizzazione giusta, perché questo è il nostro percorso di lavoro per cercare di arrivare il prima possibile alla salvezza. Sì, noi volevamo andare a aggredire molto alti, andare alti con gli esterni di centrocampo e con le mezzale per cercare di aggredire molto, perché Napoli è una squadra che se la lasci giocare, ragionare, ti fa male in tutte le zone del campo, può farlo con gli inserimenti delle mezzale, con i tagli degli esterni, con gli 1-2, con le verticalizzazioni improvvise, quindi dovevamo fare una partita a livello tattico di applicazione importante. I ragazzi l'hanno fatta, abbiamo concesso, per quelle che sono nella storia Napoli, no? Relativamente poche occasioni, qualche disattenzione l'abbiamo commessa, ma nel complesso siamo stati sempre squadra e quindi questo ci è mancato in qualche ripartenza, di farla in maniera migliore, di farla con più lucidità, con più qualità nell'ultima conclusione finale. C'è stata la conclusione finale di Berardi prima e Politano poi, che se calciano sul secondo palo magari c'è possibilità che possano chiudere la partita. Dispiace perché ne abbiamo avuto l'opportunità, però rimane la prestazione importante. Dispiace per il Napoli perché è una squadra che mi sta simpatica, tra virgolette, anche con Maurizio sono amico, quindi però noi dobbiamo guardare il nostro e dobbiamo cercare di fare punti, perché ovviamente il nostro percorso di lavoro è importante per poter andare a conquistare i punti che ci servono per guadagnare le zone più tranquille. Ovviamente non avendo Babacar davanti nel gioco aereo bisognava studiare un'altra situazione, no? È chiaro che volevamo ripartire e giocare dal basso, ma nello stesso tempo quando capitava questa situazione tattica chiedevo a Missiroli, che aveva centimetri, di andare a giocare dietro le linee di Giorginio o Ala magari nel gioco aereo, e dovevamo essere più bravi però con Berardi e Politano a schiacciare sui due centrali di difesa loro, Koulibaly e Albiol, per cercare di non farli accorciare, no? Perché erano i due saltatori più forti della squadra del Napoli, e quindi in questo senso l'abbiamo presa sempre noi, ma potevamo ancora su questa pizzicata in uscita prenderla anche con le due punte davanti, schierandosi un po' più piatti e difendendo palla, ci dava modo poi di, anche in quella situazione tattica, di uscire fuori, di risalire e di andare poi a giocare sulla seconda verticalizzazione. Beh sì, verificheremo di volta in volta, le scelte sono fatte sicuramente sotto l'aspetto di quello che si vede, no? Diciamo che nello stesso tempo in questi miei 3 mesi di lavoro qui ho visto crescere anche dei ragazzi, no? Che sul piano anche giovani che sono venuti fuori, che stanno migliorando sul piano fisico, sul piano tecnico, tattico, no? Si stanno inserendo al meglio nel complesso squadra, quindi questo mi dà modo anche di poter variare qualcosa, di poter far recuperare qualche ragazzo che ha tirato un po' la carretta fino ad oggi, tra virgolette, e poi nel computo delle 3 partite valuterò un po' quello che sarà giusto fare secondo dei recuperi. Già da stasera siamo insieme in ritiro per riposare, mangiare giusto insieme e poi ci prepareremo la prossima partita. Poi le cose le verificherò di volta in volta, vedremo i recuperi di alcuni ragazzi come saranno e di conseguenza si sceglierà poi chi mandare in campo, ma mi aspetto sempre, come dico ai ragazzi, tanto da tutti, perché sono ovviamente da tutti i giocatori, dobbiamo aspettarci nel momento in cui entrano in campo la spinta giusta per fare risultati.